Starai pensando a Sonic 2, forse a Super Mario Bros., sequel di Mario Bros., o magari sei nato dopo il 2000 e consideri Call of Duty Black Ops 4 il primo sequel. Beh, se è così, sei un idiota. Cioè, c'è un 4 davanti, come conti? Dopo Spider-Man 1 c'è Spider-Man qua. Ah, aspetta. Ah. Ok. Vabbè, torniamo a noi. Benvenuti su Gaming History e oggi parliamo del primo sequel mai creato per un gioco. Iniziamo col parlare di cos'è effettivamente un sequel, parola che diciamo spesso in inglese e che ormai conoscono tutti. Ma per sicurezza vi dirò che viene da seguito e si tratta di un qualsiasi prodotto che ha personaggi e narrazione ambientati in eventi successivi a quella del prodotto precedente. Ormai la conoscono tutti questa parola, perché ne siamo letteralmente pieni! Non esistono quasi più nuove IP, o comunque sono rare quelle che lasciano un grande impatto da sole. I giochi di oggi sono tutti seguiti di altri giochi, per non parlare del fatto che il mercato non si ferma alla parola sequel, ma abbiamo anche i prequel, cioè i giochi che hanno una storia precedente a quella del capitolo uscito prima. Standalone sequel, in cui si continua la storia ma non si fa nessun riferimento all'opera precedente. Spin-off, i giochi derivanti da altri, a volte ficcati letteralmente in mezzo alla storia. E per sapere se sono canonici, devi contattare gli sviluppatori per saperlo. Mi scusi? Mi dica! No, volevo chiedere, Jack and Dexter, una sfida senza confini, è il sesto capitolo, no? Certo! È l'ultima avventura del nostro duo! Ultima? Quindi è la fine di Jack? Dopo la roba con le macchine? No, è ambientato prima! Prima? Ma è uscito dopo, quindi... Vabbè, allora prima, quindi dopo il 3... Sì, dopo il 3! Va bene, ma chiedevo, la storia è canonica? No, perché... Pronto? Pronto? Per non parlare delle remastered, vecchi giochi presi pari pari e rimasterizzati in HD. Dei remake, giochi in cui si prende la storia e il gameplay pari pari ma cambia il motore di gioco o qualcosina in più. Dei reboot, in cui cambia tutto ma mantengono alcune caratteristiche dell'originale. E dei successori spirituali, come se i sequel non fossero abbastanza, anche i successori spirituali, che tipo sono simili a quel gioco, ma no perché è diverso, però il mondo è uguale, ma si chiamano in modo diverso, ma... non saprei. E poi puoi andare avanti. Questa pratica è usata dappertutto, non solo per i videogiochi, ma anche per i film, animali fantastici, per i libri, animali fantastici, gli anime, animali fantastici, no, scherzo, era uno scherzetto. Sword Art Online, ma da dove è partita questa pratica? Parlando dei videogiochi, perché altrimenti non saprei, tipo, l'Odissea è il sequel dell'Iliade, quindi forse quello? Vabbè, comunque il nostro videogioco non era manco un videogioco. No. Era un programmino piccolo per un computer enorme, come tutti i computer del secolo scorso, precisamente del 1960. Si tratta di Carmonet 2, sequel di Carmonet. Non c'è molto da dire, oltre a quello detto nel precedente video di cui metto il link in descrizione. Guardatelo, mi raccomando. Carmonet sfruttava solamente carri armati come truppe, mentre con questo incredibile nuovissimo sequel c'è anche la fanteria! E basta, è finito, solo la fanteria. Vi è piaciuto questo sequel? Vorreste un altro sequel? Forse dovrebbero farne un remake, così possono fare il sequel del remake. Qual è il vostro sequel preferito? Sequelatemi nei commenti quello che pensate, forse farò il sequel di questo video, che in realtà lo è già, ce ne sono altri prima, vabbè. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi e accendete la campanellina per ricevere gli avvisi sugli ultimi video. Grazie, ciao! È una remastered di un vecchio remake sequel di uno spin-off incentrato sulla saga principale successore spirituale di quel...